Io sono partito da zero, sono partito da un'esigenza che avevano i miei colleghi quando ero all'università, cioè trovare appunti, risorse, poter parlare con altri colleghi o chiedere delle informazioni. E tutti venivano, perché io comunque raccoglievo queste informazioni, a chiederle a me. Siccome io sono uno e loro erano 100, ho utilizzato il web, che era il canale secondo me più comodo e sicuramente quello che avrebbe dato maggiori risultati, e ho costruito una community piccola piccola. Poi, piano piano, la community è cresciuta, l'università si è accorta di noi, ci ha iniziato a supportare, noi ci siamo espansi anche ad altre città e adesso siamo presenti in tutta Italia.